ricordare nomi e ruoli delle persone che sono a tavolo con me, mi sembra senza assolutamente esagerare che abbiamo in gola di quello che oggi rappresentano le istituzioni del diritto sportivo, soprattutto degli organi dei ruoli dell'anno della giustizia sportiva del mondo del Comitato Olimpico e del Comitato Sport. Persone la cui storia, il cui curriculum, il cui percorso credo che siano sotto gli occhi di tutti, è una cosa per quale io sono sincero, sono particolarmente orgoglioso di avervi anche qui affettuosamente coinvolti a bordo, perché sapevo benissimo quanto sia fondamentale l'autorevolezza delle singole persone che hanno la responsabilità di dirigere a seconda di quello che sono i loro ruoli. Questi delicati contesti tecnici, credo che questo sia un avvento che viene riconosciuto da tutti quelli che sono gli stakeholders interessati alle nostre vicende. Mi abbraccio a tutti voi, non citerò e non parlerò di nessuno, salvo uno solo che già mi deduci, per diplomazia o per voler essere un fiano. Perché Gianni Petrucci è Giovanni Malagò, così come Gianni Petrucci è chi lo ha preceduto fino a quel signore che voi non lo vedete, ma io lo guardo bene, che ride sotto i suoi baffetti e probabilmente oggi da su, dall'alto, dal cielo, ride ancora di più. Perché tu dici, lui sta pensando, tu guarda cosa ho combinato a distanza di 70 anni. E qui si vede, per che cosa sono sempre le persone, gli uomini e le donne, infatti sono molto felice di vedere molte donne coinvolte in questo incontro, e sempre di più, ho visto durante anche appuntamenti alla università recente, avvocati, professori, professionisti che sono interessati ad avere l'ordinamento del diritto sportivo, e perché anche su questo Giulio Mesti è stato un antesignano, è stato usato un termine molto nuovo nel mondo olimpico, è stato un portabandiera nel 1949, nello sfascio del paese post bellico, con un delicato ruolo di commissario e poi presidente, ebbe un'intuizione, immagino, presumo, non so se qualcuno potrebbe dimostrare il contrario, all'epoca sicuramente non era la priorità rispetto a quelle che erano le problematiche del Comitato Olimpico e del mondo dello sport. E invece ci ha visto molto lungo, cioè ha ritenuto indispensabile tramite la rivista da lui immaginare, ideare, pensare e fondare di dover mettere le mani con uno strumento per cominciare a tracciare quello che erano le fondamenta, le pillole iniziali dell'ordinamento del diritto sportivo. Come con qualche cosa che forse oggi c'è difficile immaginare, visto anche la realtà, consentitemi di dire che stiamo vivendo oggi non solo nel nostro paese, non solo nel nostro settore, dovuto alle dinamiche della comunicazione, ovviamente del web, del digitale, del social, con uno strumento di confronto in cui il professor Pescatore si sentiva all'epoca di rappresentare una sua idea su una grande manifestazione sportiva, così come il professor Terracciano, che magari era antitetica o era in contrasto a quello che era il professor Pescatore, però è una traccia, è uno strumento che serviva ai colleghi, ai presidenti delle federazioni, a chi vuole investire il nostro mondo, a tutti i soggetti interessati di capire come si sta in un momento costruendo, poi evolvendo, ogni tanto anche non evolvendo l'ordinamento del diritto sportivo. Per cui a nome di Gianni, a nome di tutti i tesserati,
così come la stasura. Questo, diciamo, io dico, ho letto, e insomma siamo a livelli, adesso spero che tutto sia stato distribuito, siamo a livelli di eccellenza, quasi maniacali. Cioè, questo è un libro di testo che io mi porterò in tanti miei viaggi all'estero. Se c'è qualcosa che rende grande la comunità politica nazionale è anche questa rivista che ci dà valore, che ci dà prestigio, così come sono sicuro Gianni all'epoca aveva sempre messo, consentivo dire, i pezzi buoni di casa, i pezzi da 90 nel nostro mondo, perché sapeva certamente che, diciamo, l'autorevolezza del CONI passa anche all'autorevolezza di questo strumento. Quindi sono molto felice di questa iniziativa, vi ringrazio e penso soprattutto da questo punto dei primi 70 anni sicuramente verranno tante altre idee. Sappiamo quanto tutta questa materia è continuamente, diciamo, in evoluzione, perché le esigenze cambiano. Vedo Daniela Zagliotto, ma cito lei perché prima ci siamo 10 secondi confrontati. Sappiamo benissimo che quello che non andava bene, quello che andava bene magari un anno fa, non è nel 1949, già oggi è vecchio, le sue proprio delle istanze su quali vogliamo confrontarci, e sta a voi, professionisti, scrivere, normale, faccio un discorso anche che riguarda altri campi, un po' da parte non si serve dare questo tipo di contributo, quindi veramente grazie e complimenti.